Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. Dopo un lungo periodo di attesa sono tornato. Oggi porterò iPhone 15 Pro Max e in particolar modo 5 cover di Elago, ma andiamole a vedere. Quest'anno amici ho scelto un iPhone 15 Pro Max in colorazione blu. Partiamo subito con la prima cover. Andiamo ad aprire il pacchetto e abbiamo una clear. A un primo sguardo amici sembra fatta veramente bene. Andiamola subito a provare e vediamo un po' come calza il nostro iPhone. Bene, allora, lo calza perfettamente, è morbida al tatto, MagSafe, quindi possiamo andare a utilizzare i nostri prodotti MagSafe. Devo dirvi che non risulta per niente brutta, c'è da capire se dopo un periodo di utilizzo comunque si ingiallisce o si creano delle crepature qua alla base, cosa che era capitata in quella di casa Apple tempo fa nel mio vecchio iPhone. Ma passiamo subito alla prossima. Custodia in silicone amici con MagSafe, sembra fatta veramente bene a un primo sguardo. Andiamo subito a provarla, vediamo come calza il nostro iPhone. Perfettamente, è sempre un po' sporgente ai bordi appunto per andare a proteggere il nostro schermo ed è fatta, le finiture non sono male, anche i tastini qua sono ben, hanno un bel feed e al tatto è molto molto piacevole. Questa è al momento la mia preferita, la preferisco molto di più a quella trasparente. Ma andiamo a provare subito le altre tre. Ok amici, custodia in plastica nera rinforzata. Non è per niente male, anche se devo dirvi a un primo sguardo non mi piace questa cosa. È un po' morbida e muovendola così, vedete, si riesce a intravedere il magneto del MagSafe. Questa cosa non mi fa proprio impazzire. Mandiamola subito a provare col nostro iPhone, vediamo come calza. Allora, onestamente calza abbastanza bene, è piacevole anche al tatto, però non rimane tra le mie preferite. È interessante il fatto che comunque nei quattro angoli ci sono questi rinforzi, appunto casomai dovesse cadermi l'iPhone, dando della protezione in più. Però ecco, i tasti sono anche fatti bene, però non mi convince, questa non mi convince. Passiamo subito alle altre due amici. Allora amici, custodia in plastica morbida dalla doppia anima. Si può andare a rimuovere questa copertura esterna in colorazione lilla. Però facendo questa operazione amici andiamo a perdere il MagSafe. È una custodia MagSafe appunto che è in questa parte della custodia, invece qua appunto non c'è nessun MagSafe. Però si può utilizzare in entrambi i modi. Noi andiamo a utilizzare come era preimpostata all'inizio e andiamo a vedere subito come calza il nostro iPhone all'interno di questa custodia. Bene, devo dirvi che non è per niente male. Mi piace il fatto che resta clear nella parte frontale e dopo si ha questo effetto nella parte posteriore appunto di colorazione lilla. Sono disponibili diversi colori appunto sul sito di Amazon, vi lascio il link in descrizione. Non è per niente, non è brutta. Il feed dei tasti non mi convince più di tanto, l'accensione e lo spegnimento sì, ma il resto non mi fa proprio impazzire. Anche l'action button non mi piace il feed che rilascia. Ma adesso andiamo a vedere l'ultima. Bene amici, un'altra custodia in silicone abbastanza morbida, soft al touch, al tocco, veramente piacevole, senza MagSafe. Quindi simile a quella precedente, ma senza MagSafe, leggermente più chiara. Queste in silicone mi convincono veramente tanto, mi piacciono, sono veramente economiche e sono fatte molto molto bene. Questa è il colore bello, si sposa anche bene con il blu dell'iPhone 15 Pro Max che ho preso io, non è per niente male, mi piace veramente tanto questa. Ma adesso andiamo a tirare le conclusioni, andiamo a vedere tutte queste 5 custode insieme. Beh, avrete capito che questa è la mia preferita, quella in silicone color cammello MagSafe. È veramente fatta bene, mi piace molto al tatto, è molto morbida. Mi ha convinto tanto, mi piace anche il fatto che i tastini sono un po' ripresi e marcati in questa maniera, diversa da quell'altra che abbiamo sempre in silicone senza MagSafe, se andiamo a mettere a paragone.
appunto i tastini in quest'altra non sono stati ridefiniti come in quest'altra di qua. Devo dirvi, questa mi convince anche per il prezzo che ha, è molto economica, vi lascio il link in descrizione. Gli altri amici vanno anche bene, questa mi è piaciuta, quella clear, c'è da capire se diventa gialla, se si spacca la base, come era successa anche con quella di casa Apple tempo fa nel mio iPhone 14 Pro Max, ma devo capire questo un po' come si comporta. La testerò, vi farò sapere nel canale come mi troverò. Questa mi è piaciuta pure, non... La cosa è che comunque se si leva la cover si perde l'utilità del MagSafe. Può interessare, non può interessare, però è sempre un'alternativa. Questa invece no, secondo me questa è bocciata. Non mi piace, è troppo morbida e dopo comunque facendo questo movimento si vede il magnete. Quindi lascio le conclusioni a voi. Bene amici, voi cosa ne pensate delle custodie di Elago? Secondo me il rapporto qualità-prezzo è veramente ottimo, le ho trovate veramente molto interessanti. Lasciate un commento qua sotto, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se le avete già provate o se avete intenzione di provarle, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da Marco, ciao!